Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Buongiorno a voi e buongiorno a Marco Calzolari. Buongiorno. Ciao Leo. Caro gentleman for dinner. Dica. Ma hanno tutti confermato che sei un gentleman oppure... Sì, più o meno. Ti vedo sicuro, eh? Risposta sicura, era meglio dire lo passo. Non ne sono sicuro. No, dai, gentleman, sì, sì. Sì, ma com'è nato questo nome? Io poi non te l'ho mai chiesto. Ma mi piaceva molto l'idea dell'uomo in cucina e visto il periodo in cui comunque ho iniziato a fare questa attività, in realtà io mi presentavo sempre alle cene con camicia, il panciotto, tutto papillon, precisino, sì, con sì, le buone maniere. E allora ho detto va bene. Il nome deve essere questo. Benissimo, dopo un anno di Due Chiacchiere in Cucina, guardate il risultato. Possiamo confermare che non è assolutamente siamo stati dei pessimi compagni di viaggio. Tra l'altro abbiamo salutato le settimane scorse sia Claudia Sgarbossa che Serena Codognola perché avevano finito ovviamente le loro puntate per quanto riguarda questo anno di palinsesto di Due Chiacchiere in Cucina. Oggi saluteremo anche te, saluteremo anche me perché per noi è l'ultima puntata. Esatto. Come vi ho detto i giorni scorsi, non vi preoccupate, quest'estate vi terremo comunque compagnia con le puntate, il meglio di, no? Le puntate che avete visto durante l'anno e poi ci rivedremo comunque con l'anno nuovo e quindi sarà bello ritrovarsi e con nuove idee e nuove diciamo così ricette da fare insieme e tante belle chiacchiere perché questo poi alla fine facciamo in compagnia. Ma per quanto riguarda le ricette di oggi... Yes. Restiamo sul tema, diciamo, che abbiamo sviluppato anche in queste ultime puntate, quindi piatti semplici, estivi, freschi, senza bisogno di troppe lavorazioni. E quindi facciamo un'insalata di riso un po' alternativa, giusto per non andare sempre sui preparati o comunque su quelle cose che sì, troviamo già pronte, insomma, al solito. E quindi facciamo un'insalata di riso un po' alternativa. E poi facciamo un dolce molto molto fresco con le albicocche e lo yogurt greco. Buonissimo, così anche voi potete dire questa è la mia versione e potrebbe essere un qualcosa per cominciare il dialogo a tavola. Facciamo così, come sempre le tradizioni non mancano mai, un bicchiere di acqua buona e poca pubblicità. Tra poco Due Chiacchiere in Cucina comincia. Siamo pronti per cominciare la puntata di oggi di Due Chiacchiere in Cucina, ovviamente con la prima ricetta faremo un riso freddo, un riso tricolore con peperoni e ananas, quindi freschissimo e ricco di sapore. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono per prepararlo. Partiamo ovviamente col riso, perché se è un riso serve il riso. Allora, 300 grammi di riso tricolore, com'è quello verde? No, non è verde. Non è bianco freddo, no, vabbè. Effettivamente no. Un peperone rosso, un vasetto di fagioli rossi, un cetriolo, mezzo ananas, una zucchina, menta, prezzemolo, olio extravergine di oliva, tabasco, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti che useremo e adesso andiamo a vedere come per creare questo piatto fresco, buono, allegro, certo, fantasioso, profumato. Un gioco di dolce, salato, molto particolare. Allora, innanzitutto riso tricolore. Effettivamente se ne trovano tanti in commercio. Normalmente è un riso che viene solitamente utilizzato in... semi integrale e viene abbinato a un riso rosso e ad un riso nero. Sono già dei mix dove i risi praticamente hanno un po' le stesse tipologie, le stesse cotture, okay, a livello di tempi, perché sai che il riso nero e il riso rosso molte volte hanno tanti minuti, sì, di cottura. Anche l'integrale, bravissimo, va sui 40 minuti. In questo caso invece sono magari delle varietà che sono state appunto accoppiate per avere un tipo di cottura tutto sullo stesso livello, direi. Io l'ho già lessato, sciacquato con acqua fredda e lo lasciamo raffreddare completamente. Domanda prima di fondamentale, condirlo. Lo teniamo, dimmi, la cottura con
completa, nel senso non sì. lo teniamo indietro di cottura. No, lo andiamo a cuocere completamente, anche perché poi sciacquandolo e raffreddandolo, sai che il riso magari si irrigidisce appena appena il chicco, quindi proprio si risente. Così. Dice, mamma mia, che sta qua fredda, non me l'aspettavo. Esatto, esatto, esatto. Allora, una parte degli ingredienti li andiamo a scottare velocemente in padella, quindi zucchina e il peperone, facciamo una sorta di dadolata molto molto semplice e la andiamo a scottare in padella, mentre l'altra parte degli ingredienti la utilizzeremo poi a crudo. Che bello con l'ananas, con tutto il parruccone. Col parruccone. No? Sì. E tra l'altro viene usato un sacco anche per le decorazioni, basta staccare la foglia di ananas, per esempio in questi pignacolada. Se tu vuoi tornare proprio agli anni Ottanta così... Sì, beh, io pensavo che fosse ancora attuale come cosa, invece è bello sapere di essere... Quindi ti piacciono quei cocktail dove c'è praticamente la bananina che fa il delfino, il ciuffo d'ananas? Sì, che poi non sai mai come berlo. Perché, sì, perché devi smontare tutto tavolo. Quanto o ti danno delle cannucce da 2 metri per poterlo bere. Allora, in questo caso l'ananas, visto che stavamo parlando adesso di quello, è meglio sceglierlo bello maturo, perché non tanto per il ciuffo, piuttosto che per le decorazioni, che in questo caso non ci servono, ma è meglio comunque utilizzare un ananas maturo, perché a me piace molto che si senta la parte dolce a contrasto con tutti gli altri ingredienti, quindi è meglio che sia un pochino più sugoso, un pochino più maturo. Anche perché quando è maturo, correggimi se sbaglio, ha sì quella nota leggermente asprigna, perché ce l'ha e mantiene, però il gusto dell'ananas, come bene lo sapete, saprete a casa, è molto rotondo, no? Avvolgente come gusto, e quindi va ad abbracciare tutti gli altri gusti presenti. Gli altri sapori che sono insomma anche forti, perché andiamo ad utilizzare insomma anche il peperone, che è sì dolce di base, ma insomma resta naturalmente bello potente a livello di sapore. Allora, dadolata di zucchine, andiamo in padella con un filo d'olio, le voglio davvero scottare appena appena, quindi basta davvero pochissimo per appunto portarle a cottura. Stessa cosa facciamo con il peperone, tagliamo a falde e poi andiamo a realizzare naturalmente una sorta di dadolata. Lo laviamo naturalmente se ci sono dei semi, così quelli li andiamo ad eliminare. Anche qui facciamo un cubetto, comunque una strisciolina abbastanza piccola. Che però insomma non dovendo arrivare a cottura lunghissima, no, quindi basta che sia croccante. Come dicevamo l'altro giorno, se vogliamo un prodotto un pochino più delicato, se siamo, come dire, sensibili al peperone, lo possiamo sbucciare in precedenza. Quindi con un pelapatate o con uno sbuccia pomodoro lo possiamo. Sbuccia pomodoro, ecco come si chiamava questa cosa del... Hai visto? L'hai trovato? Cioè, non guardato a casa? Non mi ricordavo. Non ti ricordavi? No, è bello che l'ho detto, ricordatevelo. Poi io non riesco mai a fare quello che hai che visto. Predico, meno male che l'abbiamo rinominato in questo caso, no? Allora. Io ho un sacco di cose sull'ananas da raccontare. Raccontami, raccontami. Racconto, sì, posso? Sì. Perché, caro Marco e cari telespettatori, a parte il fatto che il primo nome dell'ananas è Nana, perché gli indios di Guaraní del Perù lo chiamavano proprio così, Nana. La cosa molto interessante riguarda proprio la diffusione in Europa dell'ananas. Perché? Perché comunque sappiamo che l'ananas è stato introdotto da Cristoforo Colombo, perché lui è arrivato all'isola vulcanica di Guadalupe nel Mar dei Caraibi e vede questa grande pigna, perché poi alla fine sembra una sembrava pigna. Sembrava proprio una pigna. E infatti lui lo ribattezzò questo frutto pigna e poi da lì pineapple in inglese e via. Mentre ananas deriva proprio dal termine indio, cioè da nana, da quella radice. La cosa molto interessante è che loro impazzirono per questo frutto dolcissimo, meraviglioso, l'estate proprio in un boccone, e lo portarono in Europa. Ma non venne apprezzato assolutamente dalle corti, e questa cosa un po' agli studiosi, insomma, questa cosa lasciò un po' interdetto gli studiosi. Ma perché? Perché non amarono questo gusto unico? Perché loro sì misero nelle navi gli ananas crudi, acerbi, per poter farli maturare al sole e poi portarli. Ma non arrivarono maturi, arrivarono già andati. Quindi i nobili videro questo frutto che sapeva, era già un po' marciscente, dicono, cos'è questo orrore? Quindi da lì decisero... Non fu proprio apprezzato non fu a pieno, proprio apprezzato, ma che mi dai? Questa cosa marcia. Questa cosa marcia. E quindi anche perché insomma i trasporti, voi ben sapete che dalle Americhe all'Europa allora con i velieri era abbastanza lungo come viaggio, non era sicuramente un viaggio veloce o in aereo come ora.
E la cosa molto interessante fu proprio quella di portare non solo il frutto, ma il seme. E quindi si cominciò a coltivare in Europa usando gli stratagemmi, ma ve li racconto tra poco. Allora, dai, io intanto sto facendo saltare il peperone con la zucchina. Bastano davvero un paio di minuti, perché deve davvero solo lucidarsi un pochino la verdura e perdere appena appena un goccino di acqua. Anche perché le zucchine, soprattutto in questo periodo, sono belle saporite e sono molto buone anche utilizzate a crudo, quindi la cottura deve essere davvero velocissima. Nel frattempo anche il cetriolo l'ho tagliato bene o male nella stessa misura delle altre verdure e possiamo già iniziare ad aggiungerla, al nostro riso. È ovvio che noi, Marco sta usando la buccia del cetriolo, come sì, dicevamo, ma potete anche toglierla se non si può togliere tranquillamente, soprattutto insomma se non si vuole un sapore eccessivamente forte. Il cetriolo forte, è buono però, anche per quello. Esatto. Allora io adesso vado ad aggiungere, Leo, anche dei fagioli. Io nella ricetta ho segnato fagioli rossi, ma vanno benissimo anche i fagioli neri, quindi sono fagioli naturalmente molto saporiti, arrivano un po' dalla cultura anche messicana, quindi sì, rubiamo un po' a Claudia. È vero. Quando li acquistiamo già cotti e non li lessiamo noi, ricordiamo sempre di sciacquare per bene i legumi in modo che non abbiano poi il liquido di governo che magari può andare ad alterare lievemente il sapore. Se qualcuno dei telespettatori ci vede per la prima volta, non vi preoccupate, noi citiamo Claudia, citiamo Serena, perché ognuno dei cuochi, di loro tre, ha delle caratteristiche ben precise e ha dei contorni molto ben segnati e quindi noi c'è una contaminazione continua, no, tra assolutamente di loro. Sì. Allora, il ciuffo te lo tengo così poi a casa puoi piantare in giardino. No, no, la pianta le chiavi, così. Le chiavi di casa. Faccio un segnaposto, queste cose un po' orribili, ma a me piacciono. Un piccolo consiglio per tagliare l'ananas a casa. Quindi se non abbiamo quegli accessori dedicati all'ananas per togliere la parte centrale o per sbucciarli, è sempre meglio utilizzare un coltello da pane, cioè un coltello seghettato, perché in genere i coltelli seghettati si impiegano sempre in cucina per la frutta e la verdura particolarmente acida. In questo caso, oltre all'acidità, naturalmente l'ananas ha comunque una buccia che è insomma abbastanza coriacea, quindi è meglio utilizzare un coltello seghettato perché ci rende il lavoro molto molto più facile. E via. Noi adesso ne useremo solo metà, quindi è meglio sbucciare solo la parte che si utilizza. Ah, ok, quindi si conserva meglio. Sì, ovviamente, per un discorso di ossidazione, quindi noi adesso togliamo magari tutte le imperfezioni dovute comunque alla struttura dell'ananas e tagliamo solo la parte che ci serve, solo la metà che ci serve. Allora, tu pensa che per coltivare l'ananas, visto che comunque l'ananas ovviamente ha bisogno di temperature elevate, l'habitat naturale dell'ananas è un habitat tropicale o comunque del centro del pianeta. Per riuscire a coltivarlo ci fu questo uomo d'affari olandese, Pietre de la Court, che praticamente cosa fece? Fece costruire delle stufe sotterranee per il riscaldamento delle serre e quindi il calore non arrivava dall'alto e quindi magari all'interno della serra, ma da sotto, proprio dalla terra, e quindi la pianta si sentiva veramente nel suo habitat naturale. Quindi bravo, molto bravo. Pensa che opere di ingegneria comunque venivano fatte nel periodo proprio della rivoluzione industriale, no? Fu veramente un... Ma infatti è incredibile come magari le comodità di oggi sono nate da grandi opere, no? Cioè anche l'altro giorno quando raccontavamo delle ghiacciaie, parlando, certo, dei semifreddi, sì, sì, sai, sì, ingegneria... adesso è talmente scontato che certe cose a casa o comunque insomma nelle nostre abitudini ci sono sempre state, però effettivamente quando sono nate tante soluzioni sono nate comunque da grandi opere o comunque da menti, sì, geniali che dovevano naturalmente trasformare le abitudini per introdurre anche nuovi alimenti o nuove proposte per quanto riguarda cucina e non solo. Quanto grandi l'hai tagliato? Sempre la stessa forma del cubetto che abbiamo fatto sul resto della verdura, esattamente. Quindi andiamo ad aggiungerlo, questo naturalmente non va cotto, lo utilizziamo a crudo. Come dicevamo, bello maturo perché così rilascia anche un pochino di succo e dà un buon apporto dolce a tutto il nostro riso. Ecco, credo che non serva sottolineare il fatto che se non avete l'ananas fresco meglio non usare quello sciroppato. No,
no, ecco, assolutamente no, ma neanche, oserei dire, neanche quello in, in succo naturale, perché insomma tendenzialmente insomma è meglio utilizzare un prodotto fresco per che magari ha un contenuto zuccherino, varie cose, sicuramente sciroppa, insomma qualche additivo o una piccola parte di zucchero c'è. Allora, visto che abbiamo, come appunto stavamo dicendo, anche una parte tendenzialmente dolce in questo piatto, io per completare quello che è il discorso condimenti, ho riproposto anche oggi il tabasco, eventualmente sostituibile dal peperoncino, anche se in realtà a me il tabasco piace molto per la parte acida che lascia. E con gli ingredienti che abbiamo utilizzato effettivamente ci sta molto molto bene. Se non utilizziamo il tabasco possiamo fare un pochino di peperoncino, anche fresco, magari tritato molto molto fine, però mettiamoci anche un goccino di aceto magari, perché balsamico? Va a no, io farei comunque un aceto o di mele o comunque o bianco. Di vino bianco. Ok, sì. Perfetto. Chiaramente meno invasivo e più sì, sì, più resta pungente. Comunque più omogeneo. Se non vogliamo utilizzare l'aceto, magari una spruzzatina di limone appena appena, quindi va benissimo anche quello. Allora, andiamo ad unire le nostre verdure. E poi chiaramente possiamo completare con tutti i vari condimenti, quindi immancabile un bel giro d'olio, anzi deve essere bello abbondante. Il pepe a nostra discrezione, consideriamo solo che c'è appunto anche già il tabasco, quindi insomma non esageriamo per il discorso della piccantezza. Va bene, tu intanto continua a mescolare, certo. Tra pochissimo vedremo poi anche l'impiattamento, vedremo il piatto terminato, ma adesso continuiamo a darvi i nostri consigli per la vostra forma fisica, per una buona e corretta alimentazione. Per cui la parola va Alberto Piovani. Caro Alberto Piovan, ben ritrovato, il nostro personal trainer, consulente alimentare. Ovviamente ciao, ricordiamo Leo. Sempre il suo sito personaltraineravverona.it e andatelo a trovare ovviamente nel tuo centro, ok? Dove, diciamolo? A Corte Pancaldo a Verona, numero 60, quindi. Stessa citofonate, Alberto. Abbiamo un buonissimo caffè, tra l'altro. Tra l'altro, insomma, è un centro dove potete, non c'è solo l'esercizio fisico, ci sono vari servizi molto importanti che vengono fatti. Andate sul sito e scoprite questa cosa. Noi invece vorremmo da te, visto che hai questa capacità di rendere semplici, no, e comprensibili un po' a tutti noi tante cose che sarebbero complesse. Ci proviamo, dai. Devo dire la verità, che se ho capito io già siamo a posto. Allora, parliamo. Fin dall'inizio con te abbiamo parlato di alimentazione sostenibile, sì. No? E alimentazione sana. Sì. Quali sono le raccomandazioni base? Quello è un po' il decalogo, per dire, no? I comandamenti dalla base che noi dobbiamo ricordare. Sì, sempre. Allora, si può veramente aprire un mondo, Leo. Quando parliamo, o meglio, quando a me piace parlare di sostenibilità, piace parlarne perché nel momento in cui noi riusciamo proprio a cogliere le esigenze del cliente e a creargli qualcosa su misura, facciamo bingo, perché non si tratta di invadere o stravolgere quella che è la tua routine quotidiana, ma semplicemente di migliorarla facendoti utilizzare i mattoni giusti, quello che ti serve. Quindi ci sono una serie di regolette. Fondamentale è mai saltare un pasto. Possibilmente, se noi riusciamo a fare 5 pasti al giorno, sarebbe perfetto. Chiaramente dico 5 pasti, ma è logico che 2 sono merende, non sì, certo. La colazione è sicuramente il pasto più importante della giornata, perché ci dà il boom iniziale, quindi il nostro corpo dalla fase di dormiente ha subito un incremento di pressione sanguigna, di ossigeno, quindi cerca subito e immediatamente quello che diamo attiva tutto il meccanismo ormonale del nostro corpo e quindi il flusso energetico, certo. Che poi ci dà la spinta per la maggior parte della giornata. Quindi sicuramente sono delle accortezze, ma importanti. Ma di fatto, per esempio, anche dove andare a fare la spesa. Ci deve essere anche praticità in quello. Tanti miei clienti mi dicono magari che in passato hanno abbandonato delle diete perché gli veniva detto di prendere dei prodotti che trovavano solo di là, non di là. E loro, andando là, gli diventava difficile.
Certo, quindi magari diventava una scusa, per quanto plausibile, a stare, non faccio in tempo ad andare lì, prendo di qua e interrompo un'abitudine nuova e positiva. Esattamente. Cioè basta conoscere le alternative e cercare di avere sempre la soluzione migliore a portata di mano. E sicuramente spostarsi nell'utilizzare le materie prime direttamente da chi le produce, quindi frutta e verdura a chilometro zero, piuttosto che carne e pesce direttamente dai nostri allevatori, chiaramente aiuta tanto a migliorare anche la qualità della vita e imparare a conoscere l'origine di dove viene prodotto l'alimento, di quel cibo, fa la differenza. Questo fa anche bene, perché comunque il impegnarsi così tanto per scoprire tutto il bene, no, che si può avere nel modo migliore, credo che sia anche motivante. No? Ci rende più consapevoli, più responsabili. Certo. E conseguentemente ci siamo. Grazie Alberto Piovan, personal trainer a Verona.it. Grazie Leo. E noi ovviamente torniamo in cucina, perché è il momento di vedere cosa sta succedendo. Siamo tornati per concludere la prima ricetta, quindi questo riso tricolore con l'ananas, col peperone, con le zucchine, i fagioli rossi, bravissimo. Il cetriolo. Molto bene. Però adesso l'ultimo tocco. Ultimo tocco, mettiamo sempre all'ultimo erbe aromatiche fresche, tritate naturalmente all'ultimo. Io ho scelto della menta e del prezzemolo. Però insomma, in realtà anche le erbe aromatiche sai che sono sempre un po' di libera interpretazione. Queste secondo me sono molto estive, quindi si prestano naturalmente al piatto che abbiamo realizzato. Naturalmente lo raffreddiamo per bene, coloratissimo, quindi secondo me è proprio una di quelle proposte che, nonostante i sapori un po' particolari, può davvero piacere a tutti. Anche perché è la classica ciotola da mettere al centro del tavolo, magari, non so, un pranzo estivo sotto al portico, in terrazzo, no? E poi ognuno pesca e chi ha più fame mangia di più, chi ne ha meno mangia meno. Però comunque quella cosa molto conviviale, no? Da, sì, assolutamente, dove non sì. Serve un servizio al tavolo e sei tranquillo. Quelle cose che dici, vabbè, facciamo un pranzo assieme, una cena assieme, io porto il riso. No. Beh, scusate, che molto spesso non si sa mai cosa portare a queste cene tra amici o pranzi tra amici, dai, ognuno porta qualcosa. Esatto. Questa potrebbe essere un'idea alternativa rispetto alla classica insalata di riso, quello sicuramente. Qualche ciuffetto di menta qua e là e un giro d'olio per portarlo poi in tavola. Adesso invece andiamo a sentire dagli nostri amici sommelier quale vino possiamo abbinare a questo piatto e poi ritorniamo per la seconda ricetta. Appuntamento con Ice Veneto. Voleva essere già sotto l'ombrellone a prendere il sole, ma invece qui con noi Elena Cantarello. Ciao Elena, Marco. Buongiorno. Allora, siamo agli sgoccioli, però mancano naturalmente questi due abbinamenti di oggi. Partiamo con questa insalata di riso tricolore con le verdure, l'ananas, quindi tanti sapori acidi e anche dolci. La tua proposta per oggi? Allora, come sai Marco, qui diciamo questo piatto ha una spiccata tendenza dolce, quindi io ho scelto un abbinamento per contrapposizione con un vino che avesse una buona freschezza e anche un buon apporto di sali minerali, visto che stiamo sudando tantissimo in questa stagione. Esatto. Quindi ti ho portato un Pinot Grigio della zona del Friuli Grave DOC e l'azienda è San Simone. È un'azienda storica, viene fondata in provincia di Pordenone e ormai siamo alla quarta generazione che gestisce questi vigneti. Tra l'altro il Friuli Grave è una delle zone più vocate in assoluto per la viticoltura, perché è una zona di origine alluvionale, nel senso che è composta da materiale argilo, calcareo, dolomitico, che è stato trasportato durante le alluvioni e staccato dalle montagne circostanti e poi portato a valle. Ed è un terreno molto sassoso che permette anche una buona escursione termica, e nei vini si percepisce questa cosa qui, questa concentrazione degli aromi che sono molto fini ed eleganti, specialmente nei vini bianchi. Parliamo qui di Pinot Grigio, che è un'uva un po' particolare perché è l'unico vitigno, pensa, a bacca grigia. Uh-huh. Quindi quando tu lo vedi non riesci a capire se effettivamente dentro ci può essere un vino bianco o un vino rosso, perché ha questo colore tipicamente grigio. In questo caso è stato vinificato come vino bianco, quindi non c'è stato contatto con le bucce. Okay. Ma i nostri cugini
tagine d'Oltralpe, sia i francesi che i tedeschi molto spesso, ecco, lo fanno macerare leggermente sulle bucce fino ad ottenere un colore ramato. Ok. Vediamo questo colore giallo paglierino molto luminoso, intenso. Al naso ci sono delle note leggermente minerali, di frutta bianca, di fiori bianchi. Bel sorso, asciutto, pulito, si sente questa nota sapida che a me sì, piace moltissimo. Decisamente. Molto bene Elena, noi ci vediamo tra pochissimo perché continuiamo comunque con un dolce e concludiamo naturalmente questa stagione di due chiacchiere. Non scappate, torniamo subito. Bentornati qui in cucina, noi siamo pronti per continuare a chiacchierare, ma soprattutto a cucinare con la seconda ricetta di oggi, che sarà un dolce. Faremo questi bicchierini di albicocche e yogurt. Allora, serviranno, secondo te Marco, delle albicocche e dello yogurt? Davvero? Allora, sì. Ma chi l'avrebbe mai detto? Guarda, io poi mi stupisco sempre del fatto che riesco ad arrivarci così, no? Proprio intuitivo. Allora, 600 grammi di albicocche, 300 g di yogurt greco bianco, 300 g di panna fresca, un limone, 4 fogli di gelatina e 120 g di zucchero. Questi sono gli ingredienti, adesso andiamo a vedere come prepararli. Ma credo esatto. Che di solito quando tu hai questi pochi ingredienti chiave riesci in un attimo a fare molto. Sì, è una ricetta molto facile, poi oggi mi sento particolarmente buono, quindi non andremo nemmeno a metterla negli stampi, ma faremo proprio un bicchierino, quindi scusate davvero attimo, molto molto semplice. Scusate un attimo, potrei avere la telecamera per favore? Grazie. Grazie, grazie Marco, perché veramente c'è. Cioè, basta. Per una volta non dovremo aspettare 12 ore. Non mi presenterò più, basta. No, l'hai detto okay. Tu, io non ho detto no, niente. No, però insomma, i tuoi stampi sono sempre molto belli, creativi. Certo, però insomma, diamo anche delle idee, insomma, più veloci, insomma, da realizzare. Partiamo appunto dalle albicocche, Leo. Sì. Allora, naturalmente scegliamo frutta bella matura, in questo caso già lavata, e teniamo magari un'albicocca da parte per una piccola decorazione finale prima di servire i nostri dolci. Sono allora, buone le albicocche, tanto sono buonissime, è uno dei miei frutti preferiti, devo essere sincero, sono anche poi a livello di confettura è quella che mi piace di più. Allora, le tagliamo in modo molto molto grossolano e le andiamo a mettere all'interno di un pentolino. Sì. Andiamo a fare una specie di composta, quindi la frutta in questo caso viene lavorata con pochissimi ingredienti, essenzialmente dello zucchero. La pastosità che ha l'albicocca ci dà già la giusta consistenza per ottenere una sorta di gelatina. Non possiamo parlare di mousse perché non andiamo ad incorporare nulla di areato, quindi sarà una sorta di gelatina. Okay. La frutta come l'albicocca appunto, ma anche la pesca, hanno già una polpa talmente particolare a livello di consistenza che non deve essere poi addensata con insomma, altri elementi, non ci va aggiunta farina, non ci vanno aggiunte altre cose. Utilizzeremo comunque una piccola parte di gelatina, Leo, sì, essenzialmente per dare comunque una struttura un attimino più densa, un attimino più corposa, ok? Io la gelatina naturalmente l'ho già messa a bagno, ricordiamo sempre, la gelatina va lasciata in acqua fredda per idratarsi, sì, deve diventare bella morbida, non va utilizzata acqua calda perché sennò si scioglierebbe all'interno dell'acqua appunto riscaldata. In realtà noi la dobbiamo far sciogliere solo al momento in cui va a contatto con gli altri ingredienti. Beh, insomma, okay, diciamo che la gelatina a volte è anche una salvezza, no? Se uno ne mette anche poca, giusto come dicevi tu, esatto, per quella minima funzione di mantenere in forma, diciamo, il vostro dolce, è anche un modo per essere sicuri di portare in tavola un piatto anche bello da vedere. Va solo a dispessire, sì, comunque quello che si sta preparando senza renderlo per forza gelatinoso. Perché altrimenti diventa gomma se non usate troppo, proprio si separa anche dalle altre cose, quindi un po'. Esattamente. Come ti dicevo, aggiungiamo solo zucchero, rispetto al quantitativo che abbiamo messo utilizziamo circa una metà, quindi sono 60 grammi. Gli altri 60 li utilizzeremo poi per gli altri ingredienti. Per mantenere il colore delle albicocche inalterato utilizziamo un pochino di succo di limone. Questo ci permette di evitare che l'albicocca si ossidi e che diventi più scura. Quindi andiamo a spremere il limone direttamente all'interno della nostra casseruola.
Okay. Allora, misero, albicocche, zucchero e limone. Bravissimo, bravissimo. Lo lasciamo cuocere per circa un 5 minuti, quindi c'è davvero poco tempo per quanto riguarda la cottura. E se vediamo che le nostre albicocche non rilasciano tantissimo succo, ma tende ad asciugarsi il tutto all'interno della casseruola, aggiungiamo giusto un paio di cucchiai di acqua. Però, ripeto, normalmente il succo dell'albicocca serve già per avere la giusta consistenza. Intanto che lo facciamo andare un pochino, io vado a trasferire la panna che abbiamo, che sono 300 grammi, in una bowl un pochino più grande, ma ne tengo circa un 2-3 cucchiai che vado poi a scaldare in microonde. Questo servirà per la colla di pesce. Bravissimo. Sì, bravissimo. Che meraviglia, ce l'ho fatta. Vedo che insomma sei stato attento a tutte le altre puntate in cui ti ho spiegato. Vabbè, voglio dire, se questa è l'ultima puntata prima dell'estate, cioè prima è un po' come se fosse l'esame. Sì, io sto facendo la maturità. C'ho tutta la commissione davanti, tutti quanti schierati, in regia c'è il presidente di commissione. Ti interrogano tutti. Abbiamo allora, i commissari quelli un attimo più tignosi. La panna Leo io la scaldo in microonde, quindi basta un 30 secondi a media temperatura per arrivare già al calore che ci serve. Allora mentre tu scaldi la panna, mi piaceva un po' andare a scoprire qualcosa sulla gelatina alimentare, ok? Qui stiamo parlando di colla di pesce e sono vari tipi di gelatine alimentari, no? Con diverse diciamo così, provenienze, ecco, viene ricavata da varie cose. La cosa fondamentale che è andare un po' a vedere nella storia, che effettivamente un tempo si utilizzava un brodo. Ok, un brodo ricavato dalle ossa degli animali e questo dava la possibilità di creare proprio questo addensante. Addirittura la gelatina alimentare, pensate che nell'antico Egitto, prima di essere usata in cucina, la stessa gelatina veniva usata per fissare gli affreschi, le pitture parietali nelle grandi, monumentali, meravigliose tombe dei faraoni d'Egitto, quindi è una, diciamo così, una preparazione che veniva usata per vari scopi, ma poi venne scoperto ovviamente l'applicazione in cucina e diede la possibilità di creare tantissime preparazioni, tra cui, diciamo così, tra le preparazioni più famose in cui si impiega la gelatina è l'aspic, che è praticamente questa pietanza fredda composta da carne, pesce o verdura racchiusi in un involucro di gelatina, tra l'altro piatto creato dallo chef di Napoleone, che insomma lo annoverava tra i suoi piatti caldo freddo, perché c'era proprio questo contrasto fra i vari elementi. Allora Leo, abbiamo scaldato, come ti dicevo, la panna, quindi la gelatina la strizziamo dall'acqua, abbiamo un totale di 4 fogli, 2 li mettiamo all'interno della panna, gli altri 2 li andiamo a mettere invece all'interno delle nostre albicocche. Il calore naturalmente. Così? Sì, lo possiamo mettere così perché la gelatina in ogni caso si scioglie nella parte di liquido che c'è già all'interno della nostra casseruola. Noi adesso gli diamo giusto una mescolata, ancora un minuto di cottura e poi potremo frullare tutto quanto. Per quanto riguarda invece la parte fredda, cioè noi adesso abbiamo sia della panna che lo yogurt, non potendo scaldare l'intera massa, cioè yogurt più panna, scaldiamo giusto qualche cucchiaio così come abbiamo fatto. La gelatina si va a sciogliere all'interno del composto, infatti vedi che non si vede già più, quindi noi possiamo lavorare a freddo due elementi che restano naturalmente freddi, quindi non dobbiamo scaldarli per forza. Quindi adesso, un momento rock and roll, io vado a montare un pochino la panna che abbiamo invece tenuto nella bowl grande. Nel frattempo io volevo anche dare diciamo così, delle indicazioni perché si sa che gelatina alimentare, colla di pesce hanno comunque una derivazione animale, no Marco? Cioè, credo sia corretto. Ovviamente tutto selezionato, tutto portato a alte temperature, completamente sterilizzato, viene usata proprio la parte di questo budello, di questo grasso, no? Che porta poi allo scopo dell'addensare. Però se volete ottenere lo stesso risultato, magari avete un regime alimentare vegano o vegetariano, potete usare altri preparati, come può essere l'agar-agar, agar-agar,
Si può usare anche la pectina, ok? Però ci sono anche, c'è cioè la gomma xantana che è ottenuta dalla fermentazione di un carboidrato presente sotto forma di polvere, si scioglie nell'acqua. Esatto. Oppure la gomma di guar che è prodotta dai semi di questa pianta leguminosa che si chiama proprio guar, che è tipica dell'India e del Pakistan. La pectina ovviamente è estratta dalla frutta, già la conosciamo, esatto, molto si usa nelle confetture. Visto che la agar-agare è uno dei più facili da trovare, in questo caso basta pochissimo agar-agare, quindi i due fogli che abbiamo messo da una parte e i due fogli che abbiamo messo dall'altra vanno sostituiti con un grammo e un grammo. Perché è in polvere l'agar-agare. È in polvere l'agar-agare, si scioglie nell'immediato, però lì deve essere sempre fatto nel prodotto caldo, quindi l'importante è sempre scaldare, e va mescolato per bene. Ha un potere gelificante molto più grande rispetto a quello della gelatina, quindi ne va messo molto meno. Quindi diciamo che il procedimento, l'utilizzo è lo stesso, cambiano le dosi. Esatto, esattamente. Allora, io ho semimontato la panna, quindi non deve diventare troppo ferma, troppo spessa, ma la lasciamo abbastanza liquida. Ho unito lo zucchero restante, aggiungiamo la panna dove abbiamo sciolto la nostra gelatina ed infine andiamo ad aggiungere anche il nostro yogurt greco, che essendo bello cremoso in realtà dà già la giusta struttura al nostro preparato. Mescoliamo con una marisa. Lì hai già messo lo zucchero? Qui ho già messo lo zucchero, sì. Ho già messo lo zucchero. Questi sono i momenti in cui andrò a pucciarci col dito proprio, col cucchiaio, no? La serie proprio, mentre si distrai che sta preparando il dolce. Nessuno sta guardando. A tradimento. Ok, allora adesso questo lo lasciamo un attimino da parte, possiamo spegnere anche le nostre albicocche e adesso le andiamo a frullare con un mixer ad immersione. Non dobbiamo avere paura per la gelatina perché quella si è già sciolta naturalmente. Vediamo un po' anche la consistenza, come sono venute queste. Naturalmente è ancora a pezzettoni le albicocche che abbiamo. Molto. Si sono ammorbidite molto. Hai visto che in realtà la parte liquida è tantissima perché lo zucchero e il limone tolgono anche il succo dall'interno delle albicocche. Frulliamo con due o tre passate. Ma non hai aggiunto acqua? Qui io non ho aggiunto acqua, quindi è proprio solo il succo dell'albicocca. Caspita, in pochissimo tempo. Ecco, vediamo naturalmente di passarla bene in modo che non ci siano più pezzettoni. Ecco, l'unica curiosità che mi viene è pensare a quanto deve essere liquido poi per questo preparato, perché nel caso in cui fosse troppo liquido si va a cuocere un altro poi si asciuga oppure... Sì, meglio, però in realtà se noi vediamo che la cremosità è buona, come se fosse una bella vellutata, siamo già a posto. Okay, l'aggiunta della gelatina in tutti e due i preparati serve proprio per garantire la giusta consistenza quando poi la andiamo a mangiare fredda a cucchiaio. Quindi ci pensa la gelatina. Allora, la cosa molto interessante, se siete nel Regno Unito, la gelatina si chiama jelly, ok? Da non confondere però con l'americano. Quindi se siete in Inghilterra, comunque in Gran Bretagna, jelly è la gelatina. Se siete invece negli Stati Uniti, jelly vuol dire confettura di frutta. Giusto per dare un po' di chiarimento, perché magari uno dice vabbè, parlo inglese, vuol dire gelatina, invece negli Stati Uniti vuol dire un'altra cosa. Tra le grandi fortune della gelatina credo ci sia proprio la carne in scatola, no? Beh, sì, anche perché fa un po' da conservante, un po' la presentazione vera e propria della scatoletta. È vero, ma se qualcuno si ricorda, adesso magari quelli che hanno qualche anno in più e se lo portano benissimo, c'era un famoso slogan relativo a una carne in scatola che diceva è buona carne magra in gelatina di brodo ristretto, e lì proprio si capiva anche il brodo appunto di ossa, l'origine del tutto, esatto. Cosa. Allora Leo, i due preparati naturalmente adesso sono pronti, sì? È meglio lasciarli raffreddare un pochino, dopodiché passiamo naturalmente a quelli che sono i nostri vasetti, possiamo scegliere un po' le forme senti una cosa, aspettiamo un attimo, andiamo in pubblicità, cosa assolutamente dici? Sì, così poi vediamo il confezionamento del tutto. Perfetto, allora andiamo in pubblicità, rimanete con noi, poi lo terminiamo insieme. Mm.
Andiamo a concludere i nostri dolci al bicchiere con ovviamente la panna. Cosa c'era? Lo yogurt, la gelatina. No, perché stavo... Qualcuno secondo me ti ha confuso. Mi ha confuso, è stato Antonio. È stato Antonio, sì. E la rimasta i cetrioli della ricetta precedente. No, è che semplicemente, siccome stavo ripercorrendo con la mente l'immagine degli ingredienti, no? Certo. E lo yogurt facevo un po' fatica. Allora, Leo, io ne ho già preparati alcuni, ma ti faccio vedere naturalmente come realizzare il bicchiere. Naturalmente si tratta di uno stratificato, quindi possiamo partire con la base di crema allo yogurt, appunto. Noi l'abbiamo trasferita essenzialmente in sac à poche, l'abbiamo fatta raffreddare un pochino. Importantissimo questo procedimento, perché altrimenti poi la stratificazione è difficile, perché comunque le due... Cioè, è chiaro che è essenzialmente un discorso estetico. Se vogliamo che la stratificazione sia precisa, netta, che non abbia delle interruzioni, sarebbe meglio passare in freezer un paio di minuti i vasetti con il primo strato e poi passare i successivi intervallando degli stop fra l'uno e l'altro. È chiaro che è semplicemente per un discorso estetico. Se vogliamo naturalmente impiattare senza questa necessità, possiamo farlo anche con gli ingredienti un pochino più diciamo a temperatura ambiente, ok? È chiaro che si mescoleranno maggiormente fra di loro. Andiamo però, ad aggiungere, se si mescolano si creano delle venature, si creano delle venature, esatto, assolutamente sì. Mettiamo la parte dell'albicocca sul centro naturalmente del nostro bicchiere e poi concludiamo con la crema di yogurt sempre sopra. Io ho ottenuto un'albicocca all'inizio, se ti ricordi, dal totale dei nostri 600 grammi, perché essenzialmente la voglio utilizzare per fare una piccola decorazione. Quindi ho ripristinato la mia amata gelatina spray, che serve essenzialmente per lucidare la frutta. La spruzziamo sulle fettine di albicocca che abbiamo tagliato sottili sottili e anche con dei ciuffettini di menta. Quindi possiamo andare a completare poi la nostra preparazione in questo modo, con qualche fettina qua e là, sia nel bicchiere magari più piccolo come abbiamo fatto, sia nella coppetta un pochino più grande. Belle, sia con la parte ben definita, sia con le venature, magari anche tutta bianca, col cuore dentro che si scopre alla fine. Esatto. Può essere un'idea. Andiamo avanti, andiamo a sentire qual è il parere, insomma, dei nostri sommelier per quanto riguarda il vino e poi ovviamente torniamo qui. Allora, prima della conclusione di questa puntata, siamo naturalmente ancora con Elena Cantarello, qui con noi per Ice Veneto. Allora Elena, passiamo appunto al dessert. Ultima ricetta di oggi, albicocche yogurt. Che cosa ci hai portato? Allora Marco, io qui ho fatto l'abbinamento, come si suol dire, a naso. A naso? Favoloso. Nel senso che l'abbinamento è molto olfattivo in questo caso, perché tu hai usato le albicocche e si dà il caso che questo vino sia albicoccoso a non finire. Okay. Ti ho portato un fior d'arancio passito della cantina Calustra Zanobello. Qui ci troviamo sui Colli Euganei, un piccolo angolo di Mediterraneo in provincia di Padova, proprio nel centro della pianura padana, ed è una zona altamente vocata per la viticoltura, per la grande varietà e ricchezza di suoli e di microclimi che caratterizza quest'area. Parliamo di fior d'arancio. Il fior d'arancio, in questa zona chiamato così perché ricorda moltissimo i fiori di zagara al naso, è il moscato giallo. In questo caso l'uva viene vendemmiata a maturità, poi viene portata in cantina e viene fatta una selezione manuale acino per acino. Questi grappoli poi vengono posti ad appassire su graticci in una stanza con temperature e umidità controllate e poi successivamente, dopo 3 mesi, le uve vengono pigiate e si ottiene questo vino che è una concentrazione di aromi, di profumi che è una cosa pazzesca. Infatti vedi il colore ambrato che ricorda anche un po' il miele. Al naso appunto c'è questa albicocca, questo fico disidratato, queste spezie dolci. In bocca è pulitissimo, c'è un bel apporto zuccherino, c'è anche una bella acidità, una bella sapidità, è davvero un gran bel vino secondo me con i nostri bicchierini. Ottima scelta. Guarda Elena, io ti ringrazio davvero tantissimo per gli abbinamenti di oggi, ma in realtà per tutta la stagione. Poi ringraziamo naturalmente anche Vito, ringraziamo Lorena, Giampaolo, insomma siete stati con noi per tutto questo anno di trasmissione, è stato un piacere, siete stati molto professionali, quindi naturalmente ringraziamo voi, ma ringraziamo Ice Veneto proprio per la professionalità e per la vostra presenza qui a Due Chiacchiere in Cucina. E naturalmente noi ci rivediamo poi con la nuova stagione, quindi
spero di ritrovarti prestissimo. Volentieri. Quindi grazie mille e io torno da Leo così ci salutiamo. Mi sono avvicinato a Marco Calzolari perché, Leo, come dicevamo prima, questa è l'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione 2021-2022 di Due Chiacchiere in Cucina. Ci sarà una piccola pausa estiva, dopodiché torneremo ovviamente da settembre-ottobre a tenervi compagnia. Un ringraziamento a te, Marco. Grazie. Calzolari, grandissimo. Un ringraziamento a Serena Codognola, a Claudia Sgarbossa, a tutta la produzione, Enrico Bianchi, Andrea Barbato in regia, Antonio, Leonardo, Gianluca, a Martino. Martino. Per quanto riguarda il suono e tutto quanto, grazie a Anna, stupenda, che cura tutta la parte della cucina. Grazie a tutti voi, veramente, per averci seguito. Grazie a te, Leo. Grazie anche a me, mi ringrazio da solo. Grazie. Guarda, veramente. Ti avevo preparato anche il canovaccio per asciugarti le lacrime. No, dopo, quello unto, però. Così, ci vogliamo bene. Veramente, grazie a tutti voi per averci seguito anche quest'anno e siamo pronti per ripartire con tante idee l'anno prossimo. Rimanete con noi perché Due Chiacchiere in Cucina ritorna sicuramente. Nel frattempo godetevi le nostre puntate estive dalla prossima ovviamente in poi. Grazie a tutti, è stato bellissimo. Due Chiacchiere in Cucina ritorna, non vi preoccupate. Ciao a tutti. Ciao. Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.